quest'anno alla sua quinta edizione il Salone dei Viaggiatori. Dall'1 al 4 novembre Lugano si trasforma nella capitale del turismo, dando vita a una kermesse interamente dedicata al viaggio e ai suoi viaggiatori. Ci troviamo all'Hotel Splendid per la cena di gala del Salone dei Viaggiatori. Siamo con Alessandro Strazzanti, presidente del Salone. Buonasera, buonasera a tutti. Quali sono le informazioni che si possono ottenere visitando questo Salone dei Viaggiatori? Si possono ottenere informazioni a 360 gradi su circa 50 paesi, per citarne alcuni, dall'Italia alla Malesia, alla Svizzera, quindi un giro del mondo in 4 giorni. A chi è dedicato principalmente il Salone? Il Salone è dedicato principalmente ai viaggiatori, a tutti coloro che amano viaggiare e stanno cercando una vacanza imminente o per la prossima estate. Quali sono le novità di questa nuova edizione? Sono sicuramente tante. La parola d'ordine quest'anno è l'internazionalizzazione. Abbiamo dei padiglioni dedicati per esempio a Sud America estremamente interessanti, con destinazioni tipo Colombia, Salvador, Costa Rica, quindi questa è una novità, ma si possono trovare novità all'interno del salone anche sotto gli aspetti folcloristici, quindi un programma di animazione, ma è importante visitarlo. Quali sono le capitali o i paesi che hanno vinto quest'anno gli Swiss Tourism Awards? Esatto, diciamo che da circa 2 anni il Salone delle Vacanze assegna i Swiss Tourism Awards, che sono dei riconoscimenti, e questa è una cena di gala dedicata a 30 bellissime destinazioni che sono state selezionate. Tra queste possiamo trovare destinazioni tipo Bogotà, tipo Utrecht, quindi dall'Europa al Sud America, dal Lontano Oriente all'Italia, con la bellissima Arzachena e Costa Smeralda. Quanti visitatori vi aspettate? Quanti stand ci sono? I visitatori che ci aspettiamo sono difficili da prevedere. L'anno scorso abbiamo avuto quasi 60.000 espositori, quest'anno pensiamo di superarli. 500 espositori e 1.500 operatori, questi sono i numeri sicuri che ad oggi vi possiamo dare. E vi assicuro che sono tanti, che confermano Lugano come capitale del turismo in questi giorni. Ci troviamo col signor Pamini, supplente municipale di Lugano. Qual è il valore aggiunto per la nostra città per manifestazioni di questo genere? Io direi che Lugano, da quando ha portato in avanti il concetto dell'aggregazione, vuole fungere veramente da ponte fra il nord, diciamo, dell'Italia e la Svizzera interna. Quindi manifestazioni di questo genere, dove promotori turistici di tutto il mondo si incontrano, permettono di far conoscere prima di tutto la nostra regione, il Bel Ticino, la città di Lugano e tutta la Svizzera al resto del mondo. Penso che questo qui sia estremamente importante. Noi come città di Lugano ci stiamo muovendo anche con la città di Milano per le fiere e come sapete ci siamo mossi da diverso tempo con la Cina, e quindi contatti con i paesi fuori dalla nostra regione sono per noi estremamente importanti. E in poche parole, qual è l'importanza del turismo in Svizzera? Io penso che il turismo sia una fonte di guadagno estremamente importante per il nostro piccolo paese. Non mi ricordo più bene se i dati statistici la danno al primo o al secondo posto, ma ad ogni modo per Lugano è molto importante, per il Ticino in generale è molto importante. Noi cerchiamo di spingere il turismo congressuale, Locarno, Ascona spingono magari un turismo un po' diverso perché hanno le montagne dietro, però in generale possiamo dire che tutto il Ticino e tutte le regioni della Svizzera si basano su una grande attività del turismo. Venite quindi a Lugano per visitare le bellezze locali e per fare il giro del mondo, non nei famosi 80 giorni, ma in meno di 3 ore. Thank you.